Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo in compagnia di mia sorella Martina. Ciao, come va? Guardate un po' cosa. Felpa Pettacolo, trovate il link in descrizione. Mi raccomando, fatevela regalare per Natale. Trovate il link sia in descrizione che nel primo commento. Sono bellissime. Esatto, ci sono di tutti i colori. Allora, cosa andremo a registrare oggi? Oggi andremo a registrare un Ai Mai. Abbiamo chiesto, cioè ho chiesto su Instagram, se non mi seguite, Giuseppe_basso_barbuto, Martina. _basso_barbuto. Che è la stessa cosa. Ho chiesto su Instagram di lasciarmi delle domande abbastanza scomode per scoprire i segreti di mia sorella. E me ne avete fatte tantissime, quindi adesso andremo a cercarle. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace. Ok, ora scopriremo i segreti di mia sorella. Raga! Che l'obiettivo di questo video era questo. Allora, Manuel Bagnato, che è il fratellino di Gabri. Ciao Manuel! Ci chiede: hai mai fatto la doccia insieme al tuo ragazzo o ragazza? Ah, il mio foglio dov'è? Ti sei seduta sopra. Ah, ecco. Ok, abbiamo modificato le scritte perché non si vedevano. Quindi adesso le abbiamo fatte nere. Metteci a fuoco. Dovrebbero ok. Sì. Hai mai fatto la doccia con qualcuno? No, hai mai fatto la doccia insieme al tuo ragazzo? è capitato. Eravamo di fretta, sai com'è. Ok, poi Martina Barbuto chiede: Giuseppe, regala un maglionino a Martina. Ciao. Maglianini fanno schifo. Cioè, sono belli da piccolo, ma poi fanno schifo. Puzzano. Sono abituati a stare nel fango, nella cacca. Giuseppe Ananas Barbuto Forever, che salutiamo, che è una grandissima fanpage mitica. Ciao Elisa. Ci chiede: hai mai baciato una persona del tuo stesso sesso? Io sì. Sì, ma sì. Sì, beh, ho fatto con Roby. Ma non, cioè, nel senso, perché abbiamo fatto la foto, non perché. Oddio, io così. Senza volere. Poi scoprono cose. Perché stavo abbracciando. Mi devi dire qualcosa. Una ragazza mi ha chiesto una foto, no? E le stavo dando un bacio sulla guancia, si è girata. Vabbè. Ok, comunque è bellissima questa location, è più bella del... Cioè, sono tutto così colorato, grande. Vero? Sì. Poi, Giulia, giù, chiede: hai mai saltato scuola? Sì. Tutti lo fanno. Vabbè, sì, ma non ha detto se l'hai saltata senza dire ai genitori, così, quindi si scialla, cioè capita che un giorno stai male, non hai voglia, o c'è una verifica e non sei preparato, e allora non vai. Poi, Martina T13, giocata a Fortnite, non so se è giusto come l'hai scritto bene, io sì. Ci ho giocato parecchio, poi non so, dopo un po' mi sono stancato. Esatto, ci ho giocato anche. Sì, è vero, facciamo anche le partite insieme. Poi, Saraci.sofi chiede: Saraci, non so se ho pronunciato bene, se Saraci o Saraci, non lo so perché non c'è accento. Seguito tua sorella mentre usciva con le sue amiche. No, non sono così stalker. Ah, tu? Ah, che non capisco. Tu hai mai seguito me mentre uscivo con i miei amici? No. Anch'io, anche perché io abito a Milano. Esatto. È un po' dura. Elson fa delle domande strane. Hai mai avuto un figlio e s***o? Dai! Ha avuto un figlio, non voglio saperlo. Io ho avuto un figlio, no. Non sono ancora papà. No, ovvio. Bella. Hai mai dato il tuo primo bacio? Sì. Io sì, alla fan. A chi? Alla fan. E basta? Lei alle elementari. No, non lo dico, ma è nel video. È nel video. Poi Ambra Galdi chiede: hai mai scorreggiato in classe? Sì. Sì, una volta è successo che ho tirato una scorreggiata, proprio quelle silenziose che puzzano tanto. E alle medie. E no, cioè, era tipo, stava per suonare la campanella, per fortuna. Dovevamo uscire tutti. Ho fatto una scoreggia. C'erano tutte le finestre chiuse perché era inverno, faceva freddo. E non so come, però questa scoreggia invasò tutta la classe. Però i miei compagni davano sempre la colpa a un altro mio compagno di classe. Perché tipo lui aveva sto vizio. Anche quando faceva ginnastica lui correva e scoreggiava. Hanno dato tutti la colpa a lui. Io bella. Non sono stato io ovviamente. Però sì, l'ho fatta, ma non se ne è mai accorto nessuno. Te invece? Io per adesso, cioè adesso hai detto sì, no, però alle medie scorreggiamo. E ogni tanto capita, scusa. Poi CRMarti05, hai mai frenzonato una ragazza? Io sì, un dai, ragazzo. Qualche volta è successo. Io devo rispondere. Sì, per un ragazzo. Hai mai fumato una canna SMFR10? Brava, sarà meglio. Poi, questa qua è per te. Sì. Fuck your heart. Fatto mai pensieri perversi su biondo?
Martina, porco due. No, allora, non so se contano. Questo video mi sa che non lo dovevamo fare. Dai, dai, rispondi, veloce. Ha sognato che baciava l'Aurora. Vabbè, scialla. Quindi non tu, conta. Tu, perversi più, cioè, pensieri perversi, no? Non sono così ossessionato, dai. Comunque, ragazzi, volevo ringraziarvi perché stiamo salendo un sacco di iscritti. Siamo quasi a 300.000. L'obiettivo è quello di arrivare a 300.000 entro fine anno. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Commentate con hashtag nuovo iscritto se siete nuovi. Io metto un cuoricino a tutti e vi do il benvenuto. Mamma mia, ragazzi, è l'8 dicembre oggi. Che quando uscirà è l'8 dicembre, vabbè. Sto caricando video di tutti i giorni, incredibile, mai successo. Poi, Luisa.neri, hai mai fatto la doccia con tuo fratello? Quando eravamo piccoli, l'abbiamo fatta? Sì. Il bagnetto. Sono anche le foto. Sì, vabbè, eravamo piccoli. Che bel pezzo di fake. Vabbè, eravamo piccolissimi, cioè chi è che non ha fatto il bagnetto insieme al fratello da piccolo? Tutti, credo. Manu Perse 06 chiede, hai mai cagato? No. Io credo di sì. Credo, credo. Vanessa Della Cruz, hai mai fatto la cacca a scuola? Allora, io vi svelo un segreto. L'ho fatta ma pochissime volte, perché io odiavo fare la cacca. Sì, anche io, perché è freddissimo. È freddo, è freddo. E poi hai paura perché vai in bagno, ma devi fare la cacca e hai paura che entra qualcuno e ti sente. Cioè, è bruttissimo. Ma poi c'è tipo, capito? Te ti scappa, ti siedi sul water, è gelato e ti passa. Ti passa. Madonna. Cioè, non ti viene più da fare la popò. È orrendo. Sì. Quindi pochissime volte, proprio quando ce n'era bisogno che stavo per esplodere, che dice... Le imitazioni. Poi, Doro Gloria, hai mai rubato qualcosa a tuo fratello? Vabbè, io rispondo per mia sorella, sì, sì. Io ogni... Non mai rubato? Beh, ogni tanto, ti ricordi, ti rubavo i trucchi per fare i video di make up, per farmi truccare. No, io gli orecchini che lasci tu, ogni tanto li infatti io ogni volta che torno qua dico, sono sicuro di aver lasciato degli orecchini, non li trovo mai, vado sempre a comprarli. Quindi sei stata tu. Ristorante Monza chiede, hai mai pensato che Giuseppe è strabono? Io sì, l'ho pensato. About Meli Mascolo, hai mai dato un bacio a stampa a una tua fan? Sì, è capitato a me, un sacco di eventi perché ogni volta ti sbagli, sei lì che stai per darle un bacio sulla guancia, però anche lei te lo sta per dare, sei lì talmente veloce, state per darvelo, tutti quanti vi girate di qua, bacio a stampo con le mie fan. Io l'ho detto prima. Ok. Eleonora Eli, ha falsificato la firma dei tuoi genitori per un brutto voto. Io non riesco a falsificarlo. Io sì, l'ho falsificata per un brutto. L'ho falsificata per un brutto voto e anche per delle assenze che ho fatto. Che poi ho detto a mia mamma una volta finita la scuola. Tante volte non c'avevo voglia di andare a scuola, andavo a casa con i miei amici, che anche loro saltavano a scuola per andare a giocare alla PlayStation o per andare a fare colazione. E falsificavo la firma. Però non si fa, non si fa. Esatto. Solo casi estremi, eccetera. No, neanche. Non neanche si fa. No. Non si fa perché se vi beccano poi sono. Amari. E Arianna Bene, hai mai avuto una cotta per una fan? Ti adoro, mi puoi salutare. Allora, io dico sì, però cotta nel senso da dire mi ci voglio fidanzare, no. Magari incontrare qualche ragazzo, ovviamente maggiorenne, cioè dei 17, 18, 19, da dire che bella ragazza, sì, però cotta da dire mi ci fidanzo, no. Però non si sa mai. Poi Paola 06, mai speso più di 900 euro per fare shopping? Mi chiamo Paola, mi salutate, vi amo. Ciao Paola, un bacione. Ciao Paola. In un giorno? In un giorno. Sei pazzo. Sì, una volta tipo, ma è successo tipo una volta e basta. Che tipo, non lo so, tipo mi era presa bene quel giorno, ho detto oggi voglio andare a fare shopping. E di solito quando ho i soldi da spendere non trovo mai niente. Quel giorno ho trovato, cioè ogni negozio che andavo trovavo qualcosa che mi piaceva. E io ho comprato tutto. Ho speso tipo 1100 euro. Però, poi per un bel po' non ho fatto shopping. Però è capitato. Teo Lati dice, hai mai baciato qualcuno senza dirlo a nessuno? Sì, perché io in genere sono una persona che si fa i cavoli propri. Quindi quando magari bacio una ragazza non lo dico a nessuno, cioè me lo tengo per me, anche che tipo vada a sbandierare. Ti pare che lo dico alla mamma che all'elementario ho baciato il tipo. Ah, ok. Poi Ginevra 890, hai mai fatto un succhiotto? Mi saluti, mi chiamo Ginevra. C'era un periodo che mi piaceva farli. Non so, sta passando per la santa di turno. Ma sei una brava ragazza. Cioè c'è 15 anni. Mati Ficca chiede, mai fatto qualcosa di grave a scuola? Voto più basso preso? Allora sì,
Cos'è che era? Se hai mai fatto qualcosa di grave a scuola e qual è il voto più basso che hai preso? Allora, io sì, alle superiori ero un delinquentello, cioè con i miei compagni abbiamo spaccato il muro alla classe. Cioè, è vero. Ne abbiamo combinate davvero, abbiamo scoppiato dei petardi in classe. Ovviamente cose che non dovete ripetere. Abbiamo fatto un sacco di cose, cioè ne abbiamo fatte talmente tante che non voglio star qui a raccontarvele tutte. E il voto più basso che ho preso a scuola è stato non classificabile, ovvero zero, perché una volta avevo fatto una cagata a scuola e quindi la professoressa, invece di mettermi la nota, ha voluto vendicarsi dicendomi ti interrogo. Gli ho detto non sono preparato, quindi mi ha dato zero, non classificabile. Però sono sempre stato promosso, sono riuscito a recuperarlo. Io le medie sono sempre pronte. Brava. E il voto più basso che ho preso è stato uno. Però Thomas Hoff, hai mai insultato un fan? No. No. Gli unici che insulto, se mai, sul web sono gli haters. Quando proprio mi fanno girare le scatole, magari insultano la famiglia o cose così, rispondo insultando, se no no. Cioè, ma capita poco volte, perché a volte me ne frego. Cioè, nel senso, anche se mi insultano faccio finta di niente. Anche se a dire la verità non ho tanti hater. Quindi, hater, per favore, fatevi un po' vedere, fatevi un po' sentire, arrivate. Perché sono a quasi 300.000 e ho pochissimi hater. Cioè, ai video faccio massimo 20 dislike. Non è giù, cioè io ne voglio di più. Faccio di più io. No, vabbè, ci sono dei video che ne ho fatti anche 70, 100. Però sono video magari che hanno fatto 1 milione di visualizzazioni. Quindi ci sta, ma sono comunque pochi. Cioè, 100 dislike su 1 milione di visualizzazioni. Giulia Recalca, ti hai mai toccato le tue feci? No. Che gli ricordi, no? Guarda, le lascio lì. No, cioè, io provo a immaginare tipo una persona che fa la cacca e poi... Schifo. Che dovrebbe toccarla. Sofia Elena 2007, hai mai corrotto un prof per avere un bel voto? No, non saprei neanche con cosa corrompere il professore. Cioè, con cosa li puoi corrompere il professore? Cioè, capace anche se chi ci prova ti danno ancora un voto cattivo. Rebecca Rizzo chiede, hai mai tagliato i capelli da solo? Una volta sì. Anche tu? E l'amo ha fatto la rasatura dietro e mi ha lasciato un buco. No? E una volta ho detto non ho voglia di andare dal parrucchiere, perché avete presente quella sensazione? Che il parrucchiere ti fa male? Di andare dal parrucchiere, no? Con una foto, per esempio. Proprio quella sensazione che esci dal parrucchiere e dici oh, che bello, ho i capelli proprio come volevo io. Hai presente quella sensazione? Non c'è. Neanch'io. Mai avuto. Quindi un giorno ho detto prova a farmeli da solo. Ho provato e mi sono fatto un... cioè, tipo, li ho fatti corti qua ai lati, però per sbaglio, ho sbagliato la misura, qua avevo un buco gigante. Quindi alla fine mi sono rasata a zero qua ai lati e li ho lasciati lunghi sopra. Però alla fine sono dovuto andare dal parrucchiere. Quindi facevo prima di andare da lui. Poi, Alia Elsesh KH02. Aspetta, voglio leggere bene che magari poi mi sgridano. Alia Elsesh 02. Preso una cotta per una delle amiche di tua sorella. Sono piccoline per me. Tu per le amici miei, no, mai. Rebecca Carbogno, hai mai copiato a scuola e poi ti hanno scoperto? No. Ogni volta che copiavo a scuola, ragazzo, mi hanno mai beccato. Vorrei dire una cosa, ho paura che poi mi ritirino il diploma. Però sono riuscito a copiare anche l'esame di quinta superiore. No. Poi, Sofia a letto 05, hai mai cagato insieme a un tuo amico? Non che io ricordi. All'asilo nido. Tipo nelle foto di dei miei amici di all'asilo, no? Sul vasetto, ero l'unica che parlava. C'ero io che facevo i miei discorsi. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete altri episodi di questo tipo, se volete farci altre domande lasciatele nei commenti, magari faremo un altro video dove risponderemo. Mi raccomando, bel mi piace, commentate con hashtag fino alla fine se siete i veri fans, avete visto il video fino qua. Ecco, meno male che c'è mia sorella che fa da traduttrice. Mi raccomando, iscrivetevi, vi ripetiamo i nomi, Giuseppe _ barbuto e... Martina _ barbuto. Ok, perfetto. Iscrivetevi al canale e la campanella. Mi raccomando, attivate la campanellina. La voce, è la fuffare, questo è un talento, che fanno tutti, lo fanno fare io. Bella.